È stato un momento certamente difficile un po' per tutti e anche le farmacie sono state coinvolte, mi permetto di dire, in una situazione un pochino di panico. Sotto le festività le farmacie sono state un po' prese d'assalto dalla richiesta di informazioni e dalla richiesta di vaccini. Vaccini che ovviamente le farmacie non potevano detenere perché questa è una richiesta al di fuori dell'ordinario e anche i grossisti proprio perché normalmente questi vaccini non vengono richiesti, non erano forniti. Quindi la prima cosa è stata la richiesta ai grossisti di rifornirsi sia del vaccino tetravalente sia del vaccino del meningococco del gruppo B, perché sono stati i casi rilevati. Ricordo parliamo di 4 o 5 casi con 2 decessi. Da parte dell'ATS c'è stata una reazione direi formidabile e pronta. Il dottor Giupponi ci ha chiamato, ha organizzato un momento di briefing con il Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, con Agenas, il NAS, funzionari regionali. Ricordo che era presente ieri anche l'assessore regionale Gallera e è stata avviata una formidabile macchina organizzativa, sia riguardo l'informazione, sia riguardo l'organizzazione dei centri vaccinali che interessano sia la popolazione residente dell'area del focolaio, sia i professionisti e i lavoratori impegnati in quelle stesse aree. In 2 o 3 giorni sono riusciti a fare 3.500 vaccinazioni, quindi direi che in un momento così a sorpresa, direi che la risposta è stata veramente eccezionale. Sono stati quindi attivati, ripeto, i centri vaccinali, gli ambulatori medici, cioè da parte delle strutture sanitarie c'è stato un pronto rifornimento di vaccini che per una quantità che copre sicuramente tutti i fabbisogni al momento che riguardano residenti e lavoratori dell'area interessata. In un secondo momento verranno vaccinati anche quelli gli abitanti e persone presenti nelle aree circostanti l'area del Basso Sebino. Per quanto riguarda le farmacie, siamo stati appunto interessati in questa fase organizzativa e siamo stati già da subito chiamati a dare le informazioni, quindi essere veicolo di informazione corretta verso i cittadini. L'ATS ha promesso e sta mantenendo la promessa di una pubblicazione di un bollettino, praticamente un bollettino quotidiano che dà informazioni sui centri dove vengono fatte le vaccinazioni, i comuni afferenti a questi centri e quindi c'è questa preparazione di materiale informativo e per cui saranno interessate anche le farmacie.